Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proseguiremo con il mio secondo unboxing di questo canale. Vi ringrazio per supportarmi sempre, ho visto che nell'ultimo video ci sono state molte visualizzazioni e vi ringrazio davvero molto. Proseguiamo con l'unboxing. Oggi abbiamo due pacchi entrambi spediti da Amazon e quindi andiamo avanti. Ho qui sempre il mio amico coltello, se possiamo definirlo tale. Questo pacco dovrebbe essere di facile apertura, ma ho visto che manca la linguetta, quindi proseguiamo con il mio coltello, spero di riuscire a tagliare. Non ci sto riuscendo molto facilmente. Come sappiamo, i pacchi di Amazon sono sempre chiusi benissimo, appunto come dicevo anche l'altro giorno nel mio primo unboxing. Ecco qui, ah ok, questo lo stavo aspettando, un prodotto molto interessante di questa casa, Onstick. Se volete vedere la scatola, molto carina, fatta in questo cartone cartonato praticamente. Ok, è uno speaker Bluetooth, molto interessante, accompagnato da questa comoda linguetta per il trasporto. I materiali, beh, a primo impatto la qualità della costruzione non è ottima, però ne parleremo in un prossimo video. Grazie. Ok, proseguiamo con il secondo pacco, sempre speditoci da Amazon. Oltretutto, ragazzi, io questi praticamente voi vedrete questo video in settimana, quindi io martedì esattamente con precisione partirò per Firenze. E avevo appunto bisogno di un cavalletto per il trasporto comodo che mi aiuti nel fare i video di questo viaggio che farò. E di un comodissimo, adesso ve lo apro, spero senza danneggiare la confezione, che queste confezioni di Anker sono sempre bellissime. Ok, vediamo se riesco. Ah, ok, c'è linguetta qui. Perfetto. Ok, questo in pratica è un caricatore multipresa in alluminio con tecnologia QI. Lo vedrete anche questo in un altro video. Oltre a questo, sempre nello stesso scatolo, abbiamo, suppongo, il cavo di alimentazione, appunto. E ancora un'altra cosa. Ah, ok, una comoda strip per poter trasportare, appunto, il cavo di alimentazione con comodità. Inoltre, anche una strip biadesiva per poterlo fissare praticamente alla scrivania o a quant'altro. Passiamo avanti con i pacchi, spostiamo questi qua dietro. Allora, ecco qui, oggi abbiamo un cavalletto e un supporto per iPhone della Manfrotto. Manfrotto sappiamo che è una delle case migliori per quanto riguarda questi prodotti, quindi andiamo a vedere la qualità dei materiali, eccetera. Non vorrei distruggere la confezione, spero di riuscire ad aprirla senza distruggerla. Ragazzi, questo canale mi sta andando veramente bene, sono veramente contento perché questa, diciamo, per me è una passione, quindi vi ringrazio veramente per visualizzare ogni sabato, appunto, perché è quello il giorno in cui escono i miei video. Tutti i miei video, e magari se volete iscrivetevi anche se state guardando questo video e non siete iscritti. Ok, cavalletto, la qualità ovviamente è di Manfrotto, quindi la qualità è eccelsa. È un cavalletto con tecnologia sfera tramite questo comodo tasto molto duro a premere, quindi significa che riuscirà tranquillamente a supportare il nostro smartphone, macchine fotografiche, mirrorless, eccetera. Passiamo avanti con il secondo pacco, sempre di Manfrotto.
Andiamo ad aprirlo, sempre sperando di non danneggiare la confezione. Sono malato per le confezioni. Magari un giorno vi farò vedere la mia collezione di confezioni di Apple, praticamente infinita, e tutti gli scatoli, tutti gli accessori ce li ho tutti conservati. Sono veramente un malato. Ok, qui abbiamo il sempre comodo clip per lo smartphone. Inoltre a disposizione anche una comodissima linguetta posteriore per poterlo appoggiare in diagonale. Questo si potrebbe avvitare tramite la solita vite delle macchine fotografiche di sopra del nostro cavalletto, in questo modo, potendo regolare sempre la direzione, oppure addirittura oppure addirittura fissarlo in questo modo, magari facendo delle riprese un pochettino diverse da quelle solite. Ok ragazzi, il video unboxing finisce qui. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video, vi invito a vedere il video di sabato con un bag tech, quindi dove saranno a disposizione molti di questi accessori di cui abbiamo parlato oggi. Vi ringrazio, noi ci rivedremo nel prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto, seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter, e magari cliccare sulla campanella, sempre qui sotto, in modo da restare aggiornati su tutti i miei nuovi video. Vi ringrazio, noi ci rivedremo nel prossimo video.